Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccoci con un nuovo video. Allora, io mi chiedo come farò a mostrarvi tutta questa roba, perché è davvero un'infinità di roba. Oggi il video che mi avete tanto tanto richiesto della valigia per il parto e di tutti gli acquisti. Diciamo che più il video della valigia, il video degli acquisti, perché per portare tutta questa roba in ospedale, in clinica, più che una valigia ci vuole un camion, a dire il vero. Quindi poi devo fare una selezione, magari mi date anche voi dei consigli nei commenti, però ci siamo fatti prendere un po' la mano, abbiamo preso un sacco di cose, però un sacco di cose anche per me, quindi questo video vi sarà utile sia per mamma che per bimbo, e c'è veramente di tutto, di più. Non penso che vi possa mancare qualcosa, ma se qualcosa mi manca, ovviamente scrivetemelo nei commenti, soprattutto per chi ha già affrontato comunque il parto, che sono ben felice appunto di aggiungere cose. Se qualcosa poi mi manca, magari ho tante cose, può mancare qualcosa di importante, ditemelo, mi raccomando. Io nel frattempo vi volevo far conoscere un nuovo prodotto. Sto facendo merenda, infatti l'ho nascosto qua, sto facendo una merenda energizzante perché ragazzi sono stanchissima in questo periodo, e poiché in tante mi dite sempre questa cosa, che dopo le vacanze avete preso un po' di chiletti e che comunque vi sentite anche stanche per affrontare la scuola, il lavoro eccetera, vi voglio consigliare questo nuovo prodotto di Fitvia che a me sta aiutando tantissimo e che trovo davvero davvero innovativo, ed è il Pure Slim Coffee. Ragazze, è favoloso, un caffè magico lo chiamo io, perché è arricchito da guaranà e garcinia cambogia, quindi ha proprietà super super snellenti, e poi fa un profumo buonissimo. Me lo sono appena preparato, ovviamente io che sono incinta lo bevo una volta al giorno sotto consiglio anche del mio ginecologo, appunto per non esagerare, però voi se non siete incinte vi consiglio anche di berlo anche più volte al giorno, perché è un ottimo spezzafame, calma la fame e in più accelera tantissimo tantissimo il metabolismo. Eccolo qua, me lo sono preparato e me lo sto sorseggiando con i miei biscottini di Fitvia, anche questi ve li straconsiglio. Ci sono, allora c'è un set che vi straconsiglio perché oggi c'è una promo da darvi che è bellissima: se superate 59 euro di spesa, e lo superate semplicemente comprando queste cose che io vi sto consigliando, avrete 3 prodotti gratis del valore di più di 100 euro, quindi ragazzi approfittate. E io vi consiglio di prendere il nuovo Pure Slim Coffee, che è buonissimo e veramente vi sarà la svolta, vi darà anche un sacco di energia oltre a farvi ritrovare la forma fisica perduta. E vi consiglio il set di biscottini che comprende il coconut, biscotti al cocco e biscotti al cioccolato, che anche sono buonissimi. Adesso stavo mangiando questi qua al cocco, che ragazze vi giuro, ma anche quelli al cioccolato sono buonissimi. E poi c'è un'altra tipologia di biscotto, non mi ricordo se vi ho mostrato, scusate, qua su YouTube, perché praticamente li ho finiti, sono troppo buoni, sono biscottoni così grandi proteici al cioccolato, wow, vabbè li ho finiti il secondo giorno, cosa ve lo dico a fare, anche sono buonissimi. Quindi prendete questo set di biscotti light, contengono pochissime calorie e vi aiutano a stare in forma, prendete un nuovo coffee slim e così potete scegliere 3 regali che sono pazzeschi. Codice Carlita Start XL. Comunque metto il link nel box informazione. Allora, prepararlo è molto semplice. Questa la trovate sempre sul sito Fitvia, è super utile secondo me, perché va aggiunto qua dentro un po' di caffè. Adesso io faccio a occhio, però considerate tipo un cucchiaio per ogni persona, insomma una tazza di caffè, e poi andate a versare sopra l'acqua bollente. È veramente semplicissimo, lasciate in infusione un pochino, qualche minuto, poi mescolate con un cucchiaino in questo modo, e poi dopo con l'aiuto di quest'altra che è bellissima, tra l'altro è oro rosa, troppo troppo bella, andate a filtrarlo. Potete versare il vostro caffè nella tazza ed è buonissimo, ragazzi. Poi potete versarci, mescolarlo al latte, preparare il cappuccino, quello che volete, ha un gusto super super buono, non ha zuccheri aggiunti, è puro ed è veramente super funzionale. Vedere un attimo quali sono i regali, perché poi puntualmente me li chiedete sempre nei commenti. Allora, questi sono tutti i prodotti che riceverete gratis oggi con questa promo stupenda Carlita Start XL, è il codice, potrete ricevere 3 a scelta fra questi meravigliosi prodotti che sono
veramente veramente top e sono tra i miei preferiti. Strawberry, che è senza teina, quindi lo potete bere anche in gravidanza quante volte volete. La Battle, che è buonissima per metterci appunto il tè. Il sherry alla ciliegia, buonissimo. Questo è il sostitutivo del pasto alla vaniglia, che è molto molto buono e soprattutto accelera il metabolismo, è top. Le detox cups, che queste qua io praticamente le ho finite tutte, sono super purificanti, snelliscono un sacco l'addome, top. E il chocolate, che lo sto bevendo tantissimo perché mi toglie la voglia di dolce. Comunque ragazze, Carita Start XL è il codice, approfittate perché è veramente una promo top. Ci vuole proprio perché in questo periodo sono stanchissima, ragazzi, ma veramente ho proprio bisogno di mayo. Poi come adoro berlo, mi piace un sacco, a volte lo bevo anche freddo, caldo, con latte, è troppo buono. È buona anche per chi non ama tantissimo il sapore del caffè, questo qua è più buono perché ha un sapore, eppure non ha zuccheri aggiunti, ma un sapore molto più delicato e buono. Comunque provatelo perché è veramente veramente buono. Ragazze, ho nascosto le mie merende, adesso sono tutta per voi per mostrarvi queste cose. Penso che mi devo alzare, non so come devo fare. Comunque faccio vedere anche il pancione, che è enorme, stiamo veramente esplodendo. Casomai nel prossimo video, tipo giovedì o venerdì, vorrei fare un vlog dove vi aggiorno un po' su tutto, perché veramente veramente manca poco. E tra l'altro domani devo andare a fare un tracciato e un controllo al ginecologo, quindi penso di mettervi qualche clip bella bella. Allora adesso vi faccio vedere. Io mi sono basata, vedete, c'ho l'affanno, cioè veramente, oh mio Dio, sono stanchissima. Comunque allora, le liste un po' trovate in giro, quindi spero di aver preso tutto. Allora, innanzitutto, adesso inizio così, poi magari dopo vi faccio vedere da vicino. Ho preso un po' di tutine che, vabbè, non mancano mai. Questa per esempio, allora, io ho preso poche cose, zero mesi, ho preso più cose più grandi. Ad esempio questa qua, dovendola comunque metterla in inverno, l'ho presa 3-6 mesi, tipo corredino. Quindi ad esempio questa qua non la porterò nella valigia per parto, comunque è bellissima. C'è l'orsetto, questo l'ho preso da prenatal. E poi ho preso, allora, queste cose qua sono tipo dei pannucci di cotone che vanno messi qua quando il bambino deve fare ruttino o comunque lo deve allattare, e sono in alternativa a questi qua, dovrebbero essere. Questi qua invece li ho presi su internet, sono tipo dei pannucci, ve li faccio vedere, sono troppo troppo carini. Adesso tutta sta roba va tolta le etichette, lavata e sterilizzata e messa in valigia, quindi un lavoraccio. E questi qua sono tipo dei pannucci, anche che servono, questi qua l'ho presi su internet, sono di cotone e possono servire sia per questo scopo del rigurgito quando devi fare il ruttino, ma anche per asciugarli quando fai il bagnetto. Comunque sono delle asciugamanini, quindi sono un po' borsati, vabbè, questo è proprio indispensabile, però è troppo bello perché il Re Leone, ne siamo molto legati, poi vi spiegherò un giorno perché. Comunque allora, questo è... Questi sono dei bavettini che abbiamo preso intonati, si è alzato perché, oh mio Dio, scusate, oh mio Dio, che abbiamo preso questi bavettini intonati ad alcune tutine che se trovo adesso, eccola qua, questa dovrebbe essere, questa è bellissima ed è una tutina di Winnie Pooh, bellissima, sempre questa abbiamo presa un mese, tre mesi, perché noi pensiamo si porti grande comunque, quindi perciò. Poi qua, questa è un'altra tutina, questa qua l'abbiamo presa 0-1 mesi ad esempio, però comunque è bella grande, vedete? Ok, con l'orsetto, spero si stia vedendo qualcosa. Cose qua, questa si è sporcata, vabbè, poco male, tanto la dobbiamo lavare, che porta le orecchiette come quel pigiamino che vi ho fatto vedere prima, però è coniglietto. Oh mio Dio, troppo carino, ok. Poi questa, vabbè, questa è adorabile, è troppo bella. Tra l'altro ci sono anche altre cose che, se vi ricordate, io vi avevo mostrato in passato e mo non le ho prese, ce l'ho sopra, però anche quelle fanno parte comunque del corredino, vabbè. Questa è di topolino, abbiamo preso un sacco di cose di topolino, è troppo carina questa qua. Poi questi qua sono tipo, ecco, questi qua sono i pannucci che vi dicevo e questi sono, come si chiamano? Quadrati. Di Garza, vedete? Vabbè, questo è enorme. Cioè, si può utilizzare anche per poggiare il bambino sopra per cambiarlo, o comunque per questa cosa quando si allatta, un po' per tutto. Poi tanto comunque le dobbiamo lavare queste cose. Poi, questa qua è un'asciugamanina con l'elefantino.
È troppo bella, ragazze, adoro. E come asciugamanina abbiamo preso anche questa qua, che questa è tipo un asciugamano accappatoio. Vedete come va? Sempre del Re Leone, no? Vabbè, è troppo bella. Ok, poi questi qua sono dei bavaglini che non mi ricordo se vi avevo fatto vedere, che mi ha fatto mia madre. Sono fatti all'uncinetto, sono troppo troppo belli. E sono più per uscire, perché poi è peccato che si sporchino. Poi questa è una tutina piccolina che abbiamo preso, secondo me questa 0-1 mese, questa appena nasce proprio, troppo carina e tenerosa. Poi queste cose qua, io se non mi sbaglio servono 3 cambi in valigia. Beh, abbiamo l'imbarazzo e la scelta, comunque fatto sta che noi dobbiamo lavare tutto per averlo già pronto a casa. Questi qua sono tipo dei bodini che vanno messi appunto sotto le tutine. Mi confermate? Guardate, guardate come sono piccolini, sono troppo carini, sono bellissimi. Vabbè, adesso non odorano ancora di buono. Poi, la cosa che serve sono anche questi qua, i calzini. Questi sono dei calzini micro, troppo troppo carini. Guardate, cioè, sono bellissimi. Abbiamo preso bianchi, azzurri. E poi, dove erano quelle là? Ah, queste, la cosa più bella di tutte sono queste qua. Queste sono quelle là che vanno sulle manine. Oh no, adoro. Perché molto spesso i bambini piccoli si graffiano. Quindi io penso che gliele metterò. Sono tipo dei guantini, vedete, che si mettono sulle manine. Sono troppo troppo carini. Poi, questa ve l'ho fatta vedere. Sì, penso di sì, ok. Poi proseguendo, i cappellini. Sono troppo bellini questi cappellini. Ne abbiamo presi abbondanti perché pensiamo che abbia la testa bella grande, insomma. Quindi ne abbiamo presi abbondanti. Queste qua sono la cosa utile, ecco, mi siedo un attimo. Anche se io molto spesso sono meglio in piedi che seduta, mi viene la tachicardia. Oh, queste sono le etichette. Praticamente queste bustine vi servono, ragazze, e io le ho trovate su internet, anche se sapevo che anche Prenatal, alcuni di voi mi hanno scritto che le aveva, però io non le ho viste, quindi le ho prese ovviamente del Re Leone. Guardate che carine sono, delle bustine trasparenti in cui dentro puoi mettere, quando hai sterilizzato e pulito i cambi, le metti qua dentro e puoi mettercelo abbastanza grande, quindi puoi metterci la tutina, il bodino, i calzini, tutto dentro. Ok, sono molto molto carine e ci sono anche le etichette. Comunque, se cercate su Amazon ce ne sono tante. Comunque alcune di voi mi hanno scritto che li vendono anche Prenatal, questi negozi per bambini tipo Bimbo Store, questi qua. Ok, poi guardate questo cappellino, questo è troppo bello, ragazze, vedete, c'ha tipo le orecchiette, è troppo bellino, me ne sono innamorata appena l'ho visto, vedo l'ora di metterglielo. Poi questo qua è tipo un set che abbiamo preso 1-3 mesi, che c'ha bodino e calzini, anche molto molto carino. Dopo faccio una panoramica anche da vicino, così vedete meglio tutto. Questo qua è un completo che mi ha regalato mia mamma. Vediamo questo quant'è. Io penso che è sempre piccolino, però è un po' più pesante. La paura è quella là che poi faccia freddo e non... questo è per 3 mesi, vabbè, è più grande, quindi mia mamma ha previsto ovviamente, con questo qua sopra, tenero, che c'ha l'orsetto. Ok, poi vabbè, poi qua abbiamo preso il termometro per il bagnetto. Poi per quanto riguarda la stanzetta, casomai nel vlog ve lo faccio vedere da catalogo, perché abbiamo preso alcune cose tipo fasciatoio, l'armadio, però le abbiamo ordinate, quindi non so se ce la faremo con la nascita, però comunque le abbiamo ordinate. E casomai adesso, perché questo video già è lungo, ve le faccio vedere dal catalogo. Sono bellissime le cose che abbiamo preso, quindi anche la stanzetta abbiamo presa. Adesso Dario la dipingerà, quindi quando poi la dipingerà e sarà finita ve la farò vedere. Poi questo è il termometro per il bagnetto a forma di pesciolino. Poi abbiamo preso ciucciottini 0-2 mesi, ciucciottini 0-2 mesi, ciucciottini 0-6 mesi, questi qua tutto morbido, fisioforma. Lo so perché poi mia cognata è esperta, quindi mi ha consigliato lei. Poi un portaciuccio di Topolino, ovviamente, e questo qua per metterlo nella macchina Bimbo a bordo. Poi, continuando, queste qua sono delle tutine che abbiamo preso 1-3 mesi, no, sono dei bodini,
Bodini tutti colorati, 1-3 mesi. Ok, mettiamo qua. Poi queste sono le cose per me. Allora, per me ho preso meno cose, ovviamente. Ho preso, allora, queste mutande che vi servono, le ho prese... sono di, vabbè, non le voglio aprire, comunque sono tipo di carta usa e getta che servono proprio appena si partorisce. I calzini bianchi, un reggisino, anzi ne ho presi di più, ho preso un paio di reggisini enormi tipo latteria per allattamento, questo è molto carino, appunto così si slaccia qua e puoi allattare. Ne ho presi due di questi. Ho preso la vestaglia, tutto molto molto semplice, questa è grigia, molto semplice, niente di che. E poi ho preso le vestaglie, questa è la vestaglia per coprire, queste sono le vestagliette. Anche questa qua c'è il sistema per allattamento, vedete? Ed è molto molto carina. Poi ne ho presa questa qua, dovrebbe essere proprio per la sala parto, perché è bianca, semplice. Quelle invece sono per il ricovero. Questa è per, è un'altra, è manica lunga, sempre con lo stesso sistema per allattamento. Ne ho prese, mi hanno detto tre, uno che deve cambiarsi ogni giorno, che esagerazione, però io ho rispettato le mie guide. Ho preso anche un pigiama che magari poi me lo metto a casa, voglio dire, carino, semplice, così e così, appunto a pinocchietto col merlettino, molto carino. E poi... ok, servono anche, allora questi qua servono tantissimo e sono appunto i pannucci che vi ho detto prima che avevo preso anche colorati, sono quadrati in garza, sono appunto per il cambio del bimbo, per metterli qua quando li allatti, per un sacco di cose, cioè questi qua mi hanno detto ne servono proprio tanti, anche voi me l'avete scritto, quindi ho preso due pacchi, poi c'ho quelli colorati, vabbè, sono piena. Poi questo qua è un altro reggisino per allattamento, vabbè, bianco, semplice. Poi i pannoloni, no, non è vero, questi sono, oddio che è caduto, questi sono assorbenti per mamma, che sono belli doppi e consistenti appunto per il ciclo. E poi questa è anche una, un set di tutina, bavettino, calzini, cappellino, c'è tutto. Questo dove l'avevo preso? Questo, se non mi sbaglio, l'avevo preso da... non da Prenatal ma da Chiabi, se non erro, anche Chiabi hanno un sacco di belle cose. Comunque queste cose qua, questo qua è un set che ho preso per il portanfala, la culletta eccetera, scusate se mi vedete la testa tagliata. Allora questo qua è, i sacchetti classica possono essere pericolosi addirittura, vabbè, questo qua è, vedete, il coprile, il lenzuolino. Poi c'è questo che è completo per carrozzina con questo disegno. È tutto abbinato, cioè sono due set che abbiamo preso. Questo qua, copertina in ciniglia per la culla, che è molto molto carino, anche se è molto semplice. Questo è bellissimo, era anche scontato, adesso sto vedendo. Ed è appunto con i coniglietti ed è per la copertina in ciniglia per la culla. Ah, questo va con questo qua, è abbinato. E poi abbiamo preso anche questa coperta un po' più grande, trapunta invernale per la carrozzina, sempre con lo stesso motivo. L'ho presa semplicemente perché poi alcune cose magari terminano, magari se poi mi serve non c'è più del motivo abbinato, vabbè, follia. Grazie, ho preso questo qua che sono le maxi scorta di coppettine per asciugare, coppette assorbilatte, ok. Per quanto riguarda invece bottigline, tiralatte eccetera, non ho preso ancora nulla per il semplice fatto che spero di avere la possibilità di allattare direttamente al seno e quindi che la tiralatte non mi serve, neanche la bottiglina. Però nel caso in cui mi serviranno queste cose, ovviamente poi le comprerò man mano che mi serviranno, e perché poi se non mi servono, cioè è inutile a comprarle, quindi deciderò man mano. Ok, adesso vi faccio la panoramica. Per quanto riguarda i cosmetici, ovviamente tutti i prodotti Carlita Shop che vi avevo mostrato, aspettate che sposto la pianta, anche nel video precedente vi avevo già accennato, e quindi alla fine porterò queste cose qua. Questi sono tutti i prodotti per baby che vi straconsiglio, vi metto tutti i link nel box informazione, sono ottimi questi prodotti e li vendiamo tantissimo su Carlita Shop. La vitamina E, che ovviamente è anche contro le smagliature,
Questo è il contorno occhi per me, antiocchiaie, il dentifricio mini, il balsamo labbra. Questi poi sono questa linea da saponaria, ve la straconsiglio proprio per i neonati, userò tutti questi prodotti per lui. Poi olio di mandorle dolci, che ovviamente mi devo fare sempre il massaggio antismagliature, olio di germe di grano anche, il burro di karité serve anche per il seno, queste salviettine che servono sia per voi che per il bimbo, e questo qua è un detergente intimo che mi sono presa per me, pH acido. Questi prodotti anticaduta, perché so che dopo il parto avrò caduta di capelli, quindi io vado subito con la canapa anticaduta. E qua poi ci sono i pedalini per me, calzini alla lavanda, che subito tolgono la fatica e ristrutturano i piedi, l'acqua profumata, la crema, la vitamina E top ragazzi, quindi sta contro le smagliature è favolosa, il deodorante all'aloe vera, balsamo alla lanolina che può essere utilizzato anche sul seno contro le ragadi, stessa cosa anche il burro di karité puro, non prendete quelle cose chimiche e piene di pesticidi, questi sono biologici. Il siero viso antimacchie, perché in gravidanza le macchie si fanno tantissimo. La crema viso Lux Sorbet, che è buonissima e leggerissima. E questo è un detergente che ho preso io all'aloe vera, che è multiuso, quindi mi porterò e userò anche come bagno doccia, per le mani, per tutto. Mi porto solo questo, lo uso per tutto. Quindi questi sono i prodotti che porterò nel mio beauty. Vi ripeto, li trovate tutti su caritashop.com e vi metto anche il link nel box informazione. Adesso vi faccio la panoramica dei prodotti. Passo di qua se riesco. Spero di non restare incastrata. Allora, vedete? Adesso dobbiamo lavare tutto. Queste sono le tramontine che vi dicevo, i completi che vi ho detto per la carrozzina. Poi qua ci sono tutti i vari ciucciottini. Questo è il termometro per il bagnetto, queste sono tutte le mie vestaglie, questi sono altri ciucciottini, questa è una tutina, queste sono le coppettine che dice che servono tantissime per assorbire il latte. Questi sono altri lenzuolini, questo motivo è troppo carino e anche la colletta che abbiamo preso è simile. Ok, questi sono, poi vi ho detto il portaciuccio, queste sono le varie tutine pigiamini, queste sono tutte le varie tutine con abbinati i bavaglini, i pannucci che vi dicevo multiuso, i bodini, quelli che mi ha fatto mia mamma, l'asciugamanina, queste sono cose per me reggiseni allettamente, calzini e gli altri, questo completino, non so se l'avete visto, anche molto carino, le bustine, i cappellini, tutine, altri pannucci, un altro asciugamano, questa mi piace troppo, questa tutina è bellissima. Poi qua ci sono quelli là, i calzini e quelli per le manine, e un'altra asciugamanina, questa qua del Re Leone, avete visto come andava così, tipo accappatoio, questa qua l'ho presa da Chiabbi e questo l'ho preso a Disney Store, che è bellissimo. Oh mio Dio, adesso tutta questa roba si deve lavare. Ragazze, chiudo così perché sono stanchissima, non ho neanche la forza di posare la videocamera di nuovo sul cavalletto. E adesso tutta questa roba la sistemiamo e la laviamo. Allora, voi scrivetemi nei commenti se mi manca qualcosa. Scrivetemi nei commenti se vi fa piacere anche il video proprio in cui preparo la valigia. Perché adesso tutte queste cose noi le laveremo, le metteremo nelle bustine. Ovviamente non tutto, vi ho detto, cioè porterò soltanto giusto i cambi che mi servono, le cose per me, ovviamente tutto perché mi serviranno, e poi li devo mettere nella valigia, quindi vi potrei fare un altro video proprio in preparazione, cioè con la valigia aperta e sto imbustando le cose, le sto mettendo in valigia, perché poi ci mancano anche le pantofole per me, ci manca, poi la valigia, volevo comprare una valigia per bimbi, avevo pensato, mi era venuta questa idea di prendere un trolley per bimbi e metterci tutte queste cose per il parto, e ho pensato così dopo di conservarla per lui quando devo fare viaggio, devo mettere le sue cosine, già avevo la sua valigia e era emozionante ricordarsi che era stata quella del parto, cosa così, però non trovo, vorrei trovarne tipo una di Tupolino, del Leone, una bella, comunque una bella fantasia. Quindi quando la troverò magari potrò fare un altro video mettendo proprio le cose direttamente in valigia, facendo vedere proprio veramente cosa porterò, anche perché ho detto alcune cose mancano, tipo le pantofole, tipo gli asciugamani per me e non mi ricordo più, comunque ce la fanno, sono stanchissima. Quindi lasciatemi un bel like al video perché veramente me l'avete chiesto in tantissime, ci vediamo giovedì con il vlog aggiornamento, vi dico tutto, quanto manca per partorire, vi dico tutto, anzi se avete qualche domanda lasciatela sotto che prima di fare il vlog mi leggo le vostre domande.
Vi mando un bacino grande e ci vediamo soprattutto anche su Instagram, dove sono molto attiva. Qua su YouTube non so fino a quando sarò attiva, ma su Instagram lo sarò sempre perché è molto molto più semplice. Quindi seguitemi su Instagram, nelle foto e nelle storie sono attivissima ogni giorno. Carlita Dulce.